VP Solar si ripresenta nello scenario della nuova era delle energie rinnovabili che trova ampio respiro qui a Rimini Alkei Energy. C'è molto entusiasmo, siamo molto contenti, l'energia è molto positiva perché si sta aprendo per il mercato finalmente una fase a medio-lungo termine di stabilità dopo, diciamo, le perturbazioni degli anni passati in accelerazione e frenata. Per noi che siamo diventati parte del gruppo Tadira, che è quotato a Tel Aviv, significa anche portare una visione internazionale di crescita, in particolare nel settore C&I. Il gruppo Tadira si occupa in maniera industriale di tante tecnologie e per l'Europa l'accordo che è stretto con noi ci consente di portare come piattaforma di sviluppo dei mercati la competenza che abbiamo sviluppato nei mercato italiano ed europeo negli oltre 24 anni di presenza. Sì. VP Solar, specificatamente per il nuovo settore C&I, ha messo in campo, grazie anche al Alkei di Rimini, occasione unica per dare il kick-off meeting delle nuove strategie. E noi che cosa stiamo facendo in particolare? Innanzitutto rimappare il nostro network di installatori per creare una rete premium di installatori verso il mercato C&I, che ha dinamiche completamente nuove sia di approccio commerciale sia di soluzioni tecniche. Poi stiamo facendo 12 workshop con i principali partner tecnologici su inverter e sistemi di storage per il mercato C&I e parallelamente abbiamo lanciato ufficialmente una campagna di reclutamento di collaborazioni commerciali sul campo per il C&I che aiuterà a due cose fondamentali. Primo, capire bene quello che serve a questo nuovo mercato C&I come VP Solar, come player B2B internazionale. Secondo, per aiutare il mondo degli installatori stessi a migliorare il servizio verso il cliente finale, il quale sta soffrendo per le bollette alte, deve essere sostenibile, deve andare verso l'ESG e deve avere anche lui un ritorno economico sempre più veloce, facendo uso delle tecnologie migliori disponibili al stato dell'arte che VP Solar ha già. Abbiamo già le tecnologie, basta solo metterle assieme anche verso il mondo dell'heating, dell'HVAC, perché c'è, ricordiamoci, la conversione verso l'heating transition, le pompe di calore e tutto quel sistema di autoconsumo, prosumer, anche per la parte riscaldamento e refrigerazione. Grazie.